Ciao a tutti, benvenuti a Meet the Talent, il format di Monogrid in cui intervistiamo, chiacchieriamo con persone nel mondo del design che riteniamo particolarmente interessanti. Io sono Marco, design lead da Monogrid, e con me stasera abbiamo qua i ragazzi di Caffè Design. Ciao, grazie. Già non ci ha chiamato i Caffè Design. I Caffè Design. Sta sempre. Dove siamo live? Siamo live su Fortnite. Instagram. Nel metaverso. Io non credo ci sia tanto bisogno di introduzioni vostre, nel senso di chi siete, così via. Però vi chiederei di fare un. Dai, Giuliano, sintetizza all'estremo o parla velocissimo. Beh, posso fare entrambe le cose. Noi tre ci siamo conosciuti all'università diversi anni fa, in realtà sei anni fa abbiamo deciso di iniziare questo progetto insieme, Caffè Design, che nasceva e è nato come un podcast, quindi un posto su internet dove parlare di design molto in maniera estremamente informale, un po' cazzona, come se fossimo al bar. Lo è tuttora questo posto, solo che ovviamente nel corso del tempo si è un po' evoluto, adesso è diventato un po' il nostro vero sfogo creativo di ogni genere, e in più continuiamo a cazzeggiare, a parlare di design. Sì, quindi in base a quello che ci succede, quello facciamo. Seguiamo molto. Io, nel senso, credo, avete fatto tanti di questi talk e così via, non starei tanto a parlare di, diciamo, di come avete iniziato per fare design e tutto il resto, perché credo che tutti sappiano già questa cosa. Però una cosa che interessava a noi, e spero interessi anche a tutti gli altri, è, cioè, voi ovviamente siete designer, ma da dove è nata questo interesse per il design? Cos'è che vi ha portato a fare designer? Perché ovviamente ognuno ha un percorso un po' diverso, certo. E arriva a questa consapevolezza in maniera... Prego, avvocato. Sì. Ma quindi è un microfono che però non è... Questa è la fottuta televisione. Questo è il modo per parlare le domande. Allora, com'è nata? Non lo so. Penso facendo cose, cioè da piccolo comunque mi piaceva fare cose. Tipo smontare lo scooter, rimontarlo, fare pezzi in vetro resina, cioè il DIY fondamentalmente. Nilli il grande artista, esatto. Ma Nanni il grande artista. Esatto. E quindi poi dopo ho detto, fammi vedere se c'è qualcosa. Avevo iniziato a fare economia aziendale, ci ho detto mi sparo. E quindi ho detto, vabbè, facciamo qualcosa. Senza nulla togliere a chi fa economia aziendale. No, ho detto, non era per te. Sì, nel migliore dei casi andrò a lavorare in banca, e poi alla fine ho finito a lavorare per le banche, però vabbè. E niente, quindi ho detto vediamo design del prodotto, e ho iniziato da design del prodotto. Allora, in verità io invece ho approcciato il design senza sapere minimamente che fosse design, diciamo così, fino al quarto superiore, quindi diciamo che l'università chiaramente sarà quella che mi ha ovviamente introdotto alla cosa. Fino al quarto superiore la mia intenzione abbastanza secca, da diversi anni in verità, quindi quando facevo le medie, era la mia intenzione quella di fare il giornalista. Cioè volevo fare il giornalista, poi ho avuto un po' un trip per le cronache sportive, queste robe qua. Scrivevo per la cronaca nera. Poi per la cronaca nera, esatto. Ci abbiamo perso uno Stefano Nazzi. Esatto, fortunatamente. Ora per un podcast crime. Potrebbe essere, quindi. Io scrivo per il giornale del mio paese, ovunque, scrivo come un pazzo. Poi a un certo punto, quindi la mia idea era, ok, faccio lettere o giurisprudenza, poi a un certo punto farò il giornalista, mi piace questa roba. A un certo punto, in quarto superiore però, scopro Photoshop completamente a caso e mi inizio a spippolare là sopra, e ho fatto fondamentalmente dal quarto e il quinto superiore tutti gli inviti ai compleanni di 18 anni dei miei amici e della mia classe. A tutto, cosa terribile ovviamente, però era tipo scafonare con Photoshop. Un inizio. Là, mentre facevo quelle cose, mi piaceva tantissimo, tant'è al punto che ho fatto questa cosa, è un lavoro sta roba, cioè si può fare. Anche io ho iniziato a cercare. Paga per i compleanni, pazzesco. Ho iniziato a scavare su internet, ho trovato questo design di cui tutti parlano. C'era il corso appoggiato al Politecnico di Milano, design della comunicazione, ma a quel punto mi sono letteralmente tuffato. Cioè, io ho scoperto, sul serio, perché lì non avevo nessuna conoscenza, davvero neanche di cosa fosse il design, zero. Questo è il 2011, 3 anni fa. Ho scoperto cosa fosse il design facendo l'università, cioè facendo quella scelta lì. L'hai scoperto al primo giorno di corso? L'ho scoperto al primo giorno di corso. Tipo la solita domanda che ti fanno, ma secondo voi che cos'è il design? La prima domanda che fa il professore. Totale. Sì, ma io so qua per sbaglio, tipo, perché... No, io ho fatto i compleanni. Ho fatto i compleanni, l'altro giorno. Meme del macellaio. Ma che cazzo, l'altro giorno.
No, io vado a raccontare la mia storia. Ma prego, ammiraglio. Allora, il mio percorso è cioè, quello forse un po' più nerd, io sono il più grande, benché si dica. Okay, più vecchio si dice a questo. E la mia generazione, la generazione degli anni 90, è... Guarda, sta prendendo lunghissimo. Io la sento più lontano. Io la sento più cazzate, tipo ieri e l'altro ieri. Infatti dai, anni 90, generazione. Ci abbiamo, ci abbiamo. Vabbè. Beh, praticamente abbiamo avuto la fortuna di avere un sacco di cartoni molto importanti, Dragon Ball, Pokémon. Sono gli stessi che abbiamo visto noi. Ti stai appropriando di qualcosa che non è che è solo tuo. Innanzitutto io sono arrivato prima, quindi... Vabbè, c'hai due anni di anticipo, cioè. No, quindi questa generazione, la nostra generazione, anche la vostra in parte, è in TV, ha sempre avuto quell'influenza dei cartoni molto importanti giapponesi. Io ho iniziato sketchando, disegnando, c'era questa grande passione per i fumetti giapponesi, gli anime, bla bla bla, però mi sono reso conto nel tempo che la cosa che mi piaceva più fare non era tanto disegnare i personaggi in TV, ma era progettare, ho capito solo dopo che era progettazione, disegnare tutti gli oggetti, le armi, tutto quello che era il contorno di queste storie. Crescendo poi questa progettazione è diventata passione per i telefoni, tecnologia, e poi più avanti ho capito che poteva diventare un lavoro, poteva diventare una professione, e c'era un'università dove si faceva esattamente queste cose qui, chiamata Politecnico. Esatto. Che poi non mi presero. Questa è un'altra polemica. E niente, poi questo percorso vi ha portato a diventare dei designer, e la cosa che ho ritenuto, che riteniamo molto interessante in generale, è il fatto che poi diciamo siete conosciuti per Caffè Design, ovviamente, però una cosa che avete detto in tanti talk, in tante interviste, insomma, chiacchierate che avete fatto, è che non avete mai voluto abbandonare poi il lavoro del designer, cioè quotidiano, cioè il lavoro proprio del designer, in ambiti diversi ovviamente, perché ognuno ha la sua specialità, però ecco, una cosa che mi interessava capire era cioè, cosa fate al di fuori di Caffè Design, perché appunto tanti vi conoscono per quello, sanno magari un pochino cosa vi occupate, però vai, inizio io, dai. Vai. Io attualmente faccio il design innovation designer del BM, facciamo fondamentalmente la parte un po' più vicina alla strategia, quindi produciamo degli MVP fatti con le tecnologie di IBM in modo tale che i clienti se le comprano, fondamentalmente, perché sono tecnologie così difficili da spiegare a parole che è meglio fare qualcosa. Hanno bisogno di provare, sì, qualcosa. Esatto, gli fai qualcosa ad hoc per loro in modo tale che dicono ok, mi serve spendere $500,000 per sta roba, perché se glielo spieghi non lo capiranno. Certo. Sinteticamente. Io oltre che fai Caffè Design gioca a Fortnite da un paio di settimane, dico pubblicamente, che è la cosa che mi è più interessante delle ultime settimane. La cosa più brutta delle ultime settimane, no, è successo un sacco di ma sì. No, però allora, prima di iniziare a raccontare un po' questa cosa, voglio dire che noi comunque, questo è, la butto lì, senza, stiamo cercando, perché è vero che fino ad ora ci abbiamo molto tenuto a tenere la nostra professione da designer in parallelo. Stiamo cercando anche, cioè, nel senso, a fatica, nel senso comunque gestione del tempo è complesso, di portare quello che facciamo nel nostro lavoro dentro Caffè Design con nuove cose. Che... la progettazione all'interno di Caffè Design oltre alla divulgazione. Sì, esatto. Però comunque ci stiamo provando. Quindi proprio come, nel senso, come servizio da offrire? No, esatto. No, non come, diciamo, come agency, diciamo, okay. Così. Ibridamente. Dovevo dirlo, ha citato tre volte in questa, cinque volte per prendere il caffè, questo giro e aprire i brillanti, questo GP di ibrido. No, esatto. No, quindi diciamo che è una cosa che stiamo provando a fare. Detto ciò, allo stato dei fatti, comunque, appunto, teniamo questa doppia vita Batman. Io invece faccio il freelance, mi occupo principalmente di branding, visual design, tutta la parte visiva, di strategia di brand. Fondamentalmente Caffè Design è la mia partita IVA, sono nati lo stesso anno, praticamente quasi, in buona sostanza, quindi è andata un po' di pari passo la storia, è dura. E che parlare di design senza farlo abbiamo sempre ritenuto, certo, un po' strano, e proprio per quello siamo rimasti sempre ancorati al nostro lavoro e ci dispiacerebbe lasciarlo, però allo stesso tempo non vogliamo trasformare Caffè Design in un'agency,
per farlo diventare un lavoro. Quindi Caffè Design adesso ha tutta la parte bella, non rilassante, ma gli altri, informale, libera, divertente, libera, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre la parte più professionale, quella con tutti i limiti, con tutte le menate, anche le rotture di scatole del design, la teniamo nella nostra vita professionale. Quindi per adesso c'è un'unione che funziona, però magari effettivamente... Senza, le rotture di cazzo burocratico, le smazzo io, eppure Giuliano. Vediamo il commercialista. E tra l'altro questa secondo me è un'altra cosa, perché io immagino che Caffè Design prenda molto tempo, cioè nel senso è un bel impegno. Esatto, e no, è la cosa che secondo me tante persone, cioè portare avanti i propri progetti personali al di fuori del proprio lavoro quotidiano, poi vabbè, magari da freelance riuscite a gestire un po' più il tempo, tu lavorando... No. Comunque, insomma... Questo secondo me è un misunderstanding generale, perché anche io lo pensavo. Però poi dopo, vedendo almeno loro due, anche Mitch comunque, che appunto fa la stessa cosa, lavora su Caffè Design e fa anche freelancing, forse è quasi meglio il lavoro dipendente, cioè è più perimetrato, esatto, sì. Però banalmente la domenica è difficile che ciò la consegna, cioè certo. È un po' più, se riesci è un po' più gestibile. Quindi, cioè, infatti la domanda era questa, cioè... Come riuscite a gestirvi il tempo fra quello che dovete fare? Cioè, nel senso... Ma diciamo a tre? Uno, due, tre, non lo facciamo. Se ti aspetti una risposta con facciamo tipo quelle cose, le to-do list giornaliere, no? No. Non mettete mai le consegne lunedì, questa è l'unica regola che mi sono dato. Né lunedì né venerdì. Né venerdì sera. Comunque te l'ho messo a venerdì ed è uguale. Né lunedì né venerdì e non mettete troppe consegne. Nemmeno troppe riunioni. Sì, no, diciamo che non ci stiamo male. Tipo, ieri notte abbiamo fatto nottata perché dovevamo fare una presentazione per una roba di Caffè Design, di questa cosa ibrida, appunto. Sto due, dai. Ho già i primi 10 minuti. Oh, pazzesco, sto spaccando. Quindi questo vuol dire gestirsi come si può. È complesso, è tuttora complesso. Non abbiamo capito un cazzo. Però c'è tanta libertà. Cioè, abbiamo veramente la massima flessibilità non abbiamo limiti, abbiamo la libertà di poter lavorare la sera fino a tardi e il giorno dopo gestirci la giornata come vogliamo, quindi questa è una cosa molto molto importante. Una cosa che volevo chiedervi, cioè il fatto di avere un progetto side che poi diventa, cioè che poi in realtà non è proprio side perché diventa una cioè quasi la double job, esatto. Vi permette... suona male, non dirlo mai più, non è una bella parola. Vi permette un po' di fare, parlo più che altro magari con voi, di fare un po' più di selezione anche dei clienti con cui collaborate come freelance, perché magari avete, non so, sapete che avete anche l'altro progetto e quindi, perché sai, magari facendo il freelance e basta, in certi momenti non hai una commessa particolare, accetto questa che sta arrivando. Riuscite a... Bah, allora, sarò totalmente franco. Anche se mi chiamo no, allora, in verità qualcuno ride, è molto bello, è abbastanza ridere. Sì, cioè la verità è che sì, cioè si riesce a fare, ma nel mio caso specifico, ma poi parlo anche per Breccia, in verità, sicuramente Caffè Design ci ha dato un supporto anche nella vita della freelance, perché comunque siamo esposti a questa cosa. Per cui molte aziende si avvicinano a noi come freelance anche perché ci conoscono da Caffè Design, quindi sicuramente la richiesta è aumentata, possiamo solerti questo, e la selezione la puoi fare, anche se poi uno deve farsi, cioè si tende a essere, secondo me ci sta anche essere un pochettino venali su quelle cose, quindi magari dici, oh, sai che fai sto mese, mi porto a casa quella 4.000 euro in più, mi spacco un po' di più. Sì. Diciamo che questa roba qua succede pure nel lavoro dipendente, infatti me ne sono reso conto negli ultimi anni che purtroppo poi un lavoro secondario così, diciamo, liberatorio come Caffè Design ti fa rinunciare a tante battaglie che anche nel mondo del lavoro dovresti fare per comunque passi, no? Tipo
devi a volte dici ok vabbè sti cazzi lo faccio così, tanto non capiscono un cazzo e basta e molli, quindi magari è pure un po' penalizzante avere l'alternativa divertente, cioè il lato dove sai che sei libero di là dici vabbè me lo faccio sta bene perché tanto ho il mio sfogo, diciamo, ho già finito la giornata perché so. Così poi c'ho, tanto c'ho uno spazio in cui da so che posso così. E, no, secondo, cioè questi sono, questo secondo me è un aspetto molto interessante perché ovviamente diciamo il personaggio pubblico possiamo dire, cioè il fatto che la gente vi conosce principalmente per, però è interessante secondo me questa cosa di professionisti che immagino anche che siano designer, poi studenti o professionisti nel caso, che siano anche un po' quelli che seguono poi il progetto Caffè Design in generale, chi si occupa magari di innovazione, di marketing, di design. Mi chiedo se avete visto anche, diciamo, se siete riusciti a raggiungere anche un target che è un po' in realtà esterno da quello che ci aspettiamo rispetto a quello che potrebbe essere il target tradizionale di un contenuto del genere. Ma allora, no, non lo so, magari tipo la mamma, una proprio persona. Abbiamo molte mamme che okay, ci sono. No, però se il target è 50% mamme. No, sì, però settoria di fuori del design tantissimo. Sì, sì, è vero. Allora, però sono tutti un po', credo che orbitano un po', no? Quindi c'è molto sviluppo, ingegneri, no, però magari sono appunto che seguono più la parte legata al tech. Comunque, gente del marketing. Gente del marketing. Sono tutte materie abbastanza ovvie. Quando... Allora, ci sono ci sono diversi contenuti nostri che hanno magari un po' spaccato un po' troppo. Quando fai quel salto lì, no, un po' troppo nel senso che hanno raggiunto persone che chiaramente non c'entrano più. Fanno parte della nostra. Esatto, e lì ti rendi conto che forse è meglio che certe persone non ci seguono. No, non scherzo, però per dire che ti rendi conto del gap a un certo punto, perché magari siamo noi che ovviamente... cerchiamo di rendere le cose semplici mentre le spieghiamo, però è chiaro che siamo un po' di background, un minimo sì. Delle cose che devi che analizzi, di cui parli. Certo. Oppure gente che non capisce che alla fine sei portato a semplificare delle cose perché non puoi raccontare, tipo parlare dell'intelligenza artificiale, cioè se no ci capiamo in cinque, sì, cioè sì. Non, ovviamente la devi semplificare. E stanno sempre là sotto, non funziona proprio così. L'ha già fatto! Fatto e il commento più... Rischi di magari di passare, cioè nel senso, magari una critica che muovo nel fatto di semplificare troppo il discorso sì. Rispetto a, a che complessità potrebbe avere, non lo so. Sì, sì, capita spesso, che però va poi contro il nostro, diciamo, obiettivo... Sì, in generale, che non è tanto quello di divulgare, perché mo si dice così e fa figo, ma è cazzeggiare tra di noi, cioè noi ne parliamo in questo livello di profondità perché appunto abbiamo punti di vista diversi e quindi che io mi metta a parlare dell'intelligenza artificiale con Giuliano nel specifico, parlo solo io e lui dice sì, ok, cioè se invece portiamo la conversazione un po' più in alto parliamo per 3 giorni, sì. Cioè, poi chiaramente abbiamo diversi contenuti con linguaggi un po' diversi, perché il podcast è sicuramente quello più informale dove non ci prepariamo niente, abbiamo la scaletta e commentiamo, parliamo come se fossimo al bar appunto. Invece sui caroselli, sugli altri tipi di formati dove effettivamente devi fare una ricerca più approfondita, devi assicurarti che le cose che dici siano corrette, allora lì, lì puoi andare leggermente più. Però secondo me una cosa interessante che c'è nel podcast, questa è finita per il podcast stesso, è che il fatto di venire da 3 ambienti diversi, a volte, cioè nel senso, si vede che qualcuno che ha più l'esperienza in quell'ambito prende un po' la parola e quasi lo racconta anche agli altri, no? E quindi approfondisce effettivamente l'argomento e lo rende comprensibile perché è come se lo spiegasse a una persona che ovviamente ha l'esperienza, ma magari non è così verticale su quel determinato ambito. E quindi secondo me questa cosa è... Lo sai che poi adesso non per dire, però di fatto è quello che succede tutti i giorni in studio. Cioè, perché magari io leggo una roba su un prodotto o sull'AI e io che non ne capisco un cazzo tipo di AI, perché non, a me interessa la magia dell'AI, no? Cioè, quello che puoi fare. Sì. Però come funziona poi per me, ripeto, è magia. E poi dicevo, faccio anni, ma mi spieghi sta roba qua? E lui me lo spiega, me lo racconta, prodotto, vabbè, ci piace questa roba qua.
come funziona, perché di fatto ce lo spieghiamo a vicenda o certo. chiediamo feedback anche quando stiamo normalmente, quindi... Allora Nanni, spiegaci le no, comunque... no, per il vostro bene. No, ecco. No, però in generale, nel senso, è un tema che è centrale comunque nei vostri contenuti in generale, la tecnologia, l'innovazione e così via. Mi chiedo se c'è qualche tecnologia, qualche cosa, qualche tema di cui in voga un po' adesso che effettivamente vi esalta particolarmente, di cui siete particolarmente, non siete interessati, vedete una prospettiva. Io mo' ho provato Vision Pro, sto scimmiato un po', è bellissimo, stupendo, proprio voglio fare robe con il Vision Pro per forza. Sì, perché alla fine c'è tutto il mondo dello spatial computing, della mixed reality e così via. Forse tra l'altro il Vision Pro ha avuto il merito di renderlo molto notiziabile come cosa, cioè nel senso i visori di Mixed e diciamo di VR prima, di Mixed poi, è un po' che ci sono, però sì, se ne senti... Schifo, sì. Ha già fatto Facebook! No, erano molto... Ha già fatto Google! Sì. Cioè, onestamente, sì, ok, ma questo sono usciti mo' però... Cioè, sì, questo è sì. Però io ho lavorato con i HoloLens 3-4 anni fa. Sì, quando era uscito il cioè, era una cagata, cioè, tenevo il francobollo. Nanni su YouTube. Dovevi... Vabbè, no, era interessante, era... Cioè, però, dicevo, faccio una storia, chiaramente non posso considerarlo un qualcosa di domestico. Sì. Ma lo considero qualcosa, noi stiamo sviluppando un'app per un caso specifico, funziona, bello. Però chiaramente non è che vado da mia madre e gli dico è una figata, certo. Invece quello lì sì, sì, cioè quello ti dà quella magia di dire mettiti sto coso, è una figata. Fai il setup, mettiti sto coso, esatto. Perché c'è un sì, po' esatto. Ci sono un po' quelle di... Quella è una rottura di coglioni. Però questa fu una delle cose che elogiammo quando al minuto dopo la presentazione stessa delle Vision Pro, il fatto che Apple anche in quel momento lì durante l'evento è riuscito a portare proprio palesemente, proprio con gli spot, le cose, quella roba lì, a un livello molto più comprensibile, sì. Anche non dico tua madre, mia madre, insomma, sì, però sì, no, tu ti fai vedere il video, lei capisce che può fare delle robe, poi appunto non è importante come, chi se ne frega, cioè si può fare, fichissimo, e quella roba là è sicuramente stato un punto di svolta su tutto il tema, infatti penso che tutti gli altri si siano sentiti un po', non lo so, si è avvertito dopo il dirupo proprio a quel punto tra tutti gli altri Apple. Sì, c'è il fatto anche che forse loro hanno voluto spostarsi più verso un ambito più di funzionalità e meno di intrattenimento, no? Cioè di intrattenimento inteso meno ludico, meno... Esatto, cioè, mentre tutti gli altri erano sul videogioco, cioè su giocare, quindi tu dicevi ha senso comprare un coso per giocare, bla bla bla, invece poi è andato sullo spatial computing, il nome inventato, ovviamente si sono inventati pure il nome di questa cosa, che però è il che hai fatto, è uscito scritto è uscito questo reel dove tutti i sottotitoli li abbiamo cannati, è uscito scritto spatial computing, è diventato, si dice è un computing speciale, esatto, speciale, speciale. Però lì era, vuoi metterti questi occhiali da sole, occhiali da sci per fare questa cosa figa? Uno dice sì, non ho 3.500 euro, magari, però magari un giorno sarà più economico e quindi certo. Sì, cioè, sfido chiunque a dire no, non voglio farlo, mi fa schifo, perché invece gli altri possono dire no, io non uso videogiochi, non faccio, non, sì, gioco, non sono interessato, quindi che me ne frega, anche se magari poi fanno la stessa cosa. Sì, sì, effettivamente secondo me uno dei pregi che ha tanto Apple Vision Pro è il fatto di avere, a parte il prezzo che sicuramente poi diventerà più abbordabile nel futuro, il fatto di aver creato un pass-through che ha, diciamo, il fatto di vedere anche l'ambiente circostante, quindi non fare solamente realtà virtuale o farlo come Quest 3 che ha, diciamo, una camera di qualità un po' più bassa, quindi noti proprio che è un video che stai vedendo, mentre invece Apple Vision Pro proprio dato questo livello di alta fedeltà, diciamo, al mondo circostante, tanto che gli oggetti 3D e il mondo che ti circonda si percepisce che vivono nello stesso spazio. Sì. Ma sto uscendo gli schermi trasparenti.
Vedi. Ho visto, sì, c'è cioè, Lenovo e Asus, esatto, ha fatto. Però al di fuori dell'aspetto tecnologico, che secondo me poi nel nostro campo è la cosa, se vogliamo, meno interessante, l'AI è il grande passo di questa generazione. Non come gli anni 90, va? Fa veramente la differenza. Da designer della UX, l'AI è la massima espressione di semplificazione di qualcosa. E stiamo vedendo già delle applicazioni che cambieranno completamente non solo la nostra vita professionale, ma la nostra vita proprio come società quotidiana. E questa roba qui per noi è... Sì, sento un po' che è come se l'AI praticamente sia quel passo che ha fatto, diciamo, l'iPhone quando è uscito, no? Cioè si sente quel livello di rottura, perché effettivamente potrebbe cambiare, cioè potrà cambiare l'utilizzo quotidiano, cioè la vita quotidiana, l'esperienza quotidiana delle persone con i diversi device, a prescindere dalla generazione di immagini e tutto il resto che può fare del Dragon Ball come negli anni 90 perfettamente, però a parte quello, anche semplicemente cambiando il modo in cui magari cerchiamo sul web o facciamo qualsiasi cosa, come facciamo le cose cambia, il designer della UX si occupa di non della tecnologia, ma di farti fare un determinato obiettivo, un determinato qualcosa, l'intelligenza artificiale ti viene in supporto, ti aiuta a fare quella cosa, non importa il come, ma ti fa fare quella cosa, ti aiuta ad arrivare prima a quella roba lì. E lo rende forse anche, in un certo senso, più usabile, inteso perché c'è un tipo di interazione che non ha il gap di comprensione del funzionamento perché è conversazionale, no? Cioè quella specie di... Sì, domanda, toglie completamente la barriera, cioè letteralmente. Sì, però cioè, no, vorrei comunque mettere i campanelli d'allarme, che comunque è basata sul passato, cioè sulla per stragrande maggioranza dei casi. Quindi se tu dici come faccio ad aprire la porta, nella stragrande maggioranza dei casi si apre in questo modo e quindi lui ti risponde in un determinato modo. Questo non vuol dire che riuscirà a interpretare le dinamiche future dei comportamenti e quindi darti la soluzione migliore in un futuro che ancora non esiste. Certo, manca un aspetto più creativo adesso. Esatto, e pian piano se lo trascina questo problema. Quindi più vai nel futuro e più in verità lui ti risponde del passato. E quindi c'è da non essere soddisfatti banalmente della prima risposta. Quindi dici che rischia di reiterare anche delle cose, dei modi di fare, dei modi di... Se tutti ci affidassimo all'AI oggi per fare tutto, rimarremmo nel presente per sempre. Perché è basato sul passato, cioè su... Non credo nella vogliamo magia. Vogliamo qua la... Cioè, a parte che fa essere cheat incredibile. Non ne famoso per le sue quote. Sì, io scrivo un libro di quote che dimentico. Quote inconsapevoli. Quello d'aprire a caso delle sì. Poste, metafore. Metafore, quelle che scuoti e ti danno la... Sì, sarebbe stupendo fare un otto nero. Esatto. Con la tua faccia. Con la faccia. Con la cervello. Con la linea del bravo. Tra l'altro, nel senso... AI che si presenta anche su altre tipologie di interfaccia, cioè noi siamo molto abituati adesso ad utilizzare lo smartphone come device, però quando l'interazione diventa conversazionale, questo tipo di interazione può palesemente cambiare, cioè non deve essere per forza solamente visiva o, Io sto aspettando questo momento. Cioè, perché per esempio con il Rabbit si è vista questo piccolo barlume. Spiega. Il momento in cui cambieremo il form factor della cosa che usiamo da 15 anni, 20 anni, sì, quant'è? 20 anni, non so, tanto tempo. Quindi, veramente, potrebbe essere il visore, potrebbe essere qualsiasi cosa, però Rabbit ha dato un'altra cosa, potrebbe essere Humane, potrebbe essere un'altra cosa, non è importante, sicuramente uno di questi in qualche modo sopravviverà a tutto, quindi sarà quello mainstream, in qualche modo. Però io non vedo l'ora di quel momento lì, il momento lì in cui il nuovo aggeggio finisce nelle mani di mio padre, no? Che dice ok, mo è fatta, cioè nel senso, tutti lo stanno usando, non perché mio padre, però... mio nonno. Quindi sì, ma questo momento è molto bello perché si vede proprio il friccichiccio di questa voglia di cambiare. C'è tanto che esce, figo.
e non, sì, non, è ne, non è nemmeno chiaro quale sarà la forma. Esatto. Voi avete un'idea su questa cosa? Cioè, qual è la cosa che vi... Allora, posso dire, io ti dire una cosa che tu hai detto anni fa. Grande. Vedi, io non ho la memoria, quello è il problema. Perché? Io dico le cose, ma poi le dimentico. Io penso che... tutte. La cosa che forse a me piacerebbe di più è di spostare, cioè, completamente l'attenzione sull'audio di questa cosa qua. Nani una volta disse che il futuro dell'iPhone sono le AirPods. E quindi... Cioè, idealmente l'idea di avere tutto quanto nella cuffia, cioè di avere tutto quanto quello che ti serve dentro la cuffia, ha senso. Cioè, nel senso, a me piace molto il fatto di come Rabbit ha risolto con un tasto, ha detto una cosa vuoi fare, schiacci il tasto, parli e quello fa. Secondo me questo è il livello massimo di quello che posso immaginare io di cosa matta. Cioè, nel senso, schiacci un bottone, stai dicendo una roba a un aggeggio inanimato e lui fa delle cose. È assurdo, cioè è un film Disney, cos'è? Chiamami il taxi. È assurdo. Prendimi l'aereo per il giorno tot. Voglio andare a Barcellona. Fantasia 2000. Il plot di Fantasia 2000. Quindi per me l'audio sembra la cosa più bella. Poi come si manifesta? Mi piace la teoria dei nani delle AirPods, quindi della cuffia o dell'aggeggino che tu schiacci, parli. Sì, secondo me sono quelli, diciamo, i livelli che mo stiamo vedendo. Le AirPods, cioè l'audio e basta. Gli occhiali tipo Ray-Ban, quindi le informazioni di base, e poi il visore, quindi tutto aumentato, tutto di più. E magari le avremo tutte e tre sempre, cioè, quindi gli occhiali non ce li hai in casa, ma giri con le cuffiette, ma quando esci ti metti gli occhiali, quando invece sei sul divano ti metti... Che poi è il radar di Dragon Ball. Sì, incredibile. Cioè, un coso all'orecchio e il coso anche davanti. Sì. Qualcuno inizia a mettersela addosso, tipo lo Humane, te lo metti qua, boh, ne vedremo un botto, secondo me. Perché in realtà non ti serve molto, il display non per forza ti serve, una tastiera non per forza ti serve, una fotocamera non per forza ti serve completare un task. Anche adesso noi stiamo parlando di dispositivi mobili, però questa evoluzione poi arriverà anche nei computer. Adesso, e anche negli oggetti. Anche negli oggetti. I computer e i telefoni si basano tutti adesso, ma da anni, sul concetto di app. Per fare una cosa mi serve uno strumento. Per montare un video mi serve il software per montare il video. Nel futuro magari ucciso questo concetto delle app per fare qualcosa, tu entri sul computer, il computer si ricorda le tue abitudini, cosa ti piace, sa che magari sei una persona creativa e scrivi... facciamo un video, facciamo un video e lui ti aiuta a fare il video, cioè, quindi no, senza pensare guarda che ti serve questo software, guarda che devi scaricare quello, guarda che ti serve quel plugin, chi se frega, facciamo un video. Cioè diventa tutto più, cioè tutti questi confini diventano molto meno netti, molto più... Sì, tutto ibrido. Tutto ibrido. Tre, no, stare a casa, 60.000 euro, il mio cascello, dove? Centro. Ma magari poi dopo tutti quanti avranno un'intelligenza, quindi al robot da cucina gli dici preparami la cena. Certo. No, è molto interessante. Sarebbe, a mio parere, quello che dicevi prima, il fatto che i device saranno, diciamo, che potremmo avere dei device che vivono anche in base al contesto, cioè la funzionalità del device sarà molto più legata magari anche ad uno spazio. Perché esatto. Io stavo immaginando, no? È vero che è interessante il discorso, gli dico una cosa e fa una cosa, però immaginiamoci di essere tutti in metro e dover, non lo so, parlare con il nostro device direttamente, cioè è questo. Io in palestra avevo un ragazzo che è in palestra e dice ehi Siri, mettimi il timer a 10 minuti, faccio milioni di persone, lo urla. Però questa è solo abitudine, qualcuno dovrà dirgli che lo sentono tutti, saremo tutti lì a parlare da soli. Ma ci siamo abituati a... Però tipo mi hanno fatto le mascherine, sono iniziando a scegliere le mascherine che ti sono l'audio. Ti sono l'audio in modo tale che non sembra un coglione. Ci potrebbe stare tipo invece che un bell'elmo medievale. No, bell'elmo. Bell'elmo. Comunque è incredibile che la gente parla da sola dalle cuffie Bluetooth, quelle di così. non si è mai normalizzata questa roba. Vedere un altro che parla da solo lo guardi, diciamo, dopo 20-30 anni probabilmente è ancora strano. Però Nani, tu, cioè noi come umani parliamo da soli con noi stessi nella nostra testa.
Sì. Lo facciamo sempre. Ah, ecco, io mi stai portando, portando il discorso. L'ho detto? No, questa cosa qui verrà normalizzata con l'altra parte della tecnologia veramente rivoluzionaria, che è Neuralink, eccetera, eccetera, quindi collegare il cervello ai dispositivi tecnologici. Vabbè, quindi, questo è un pochettino più avanti, non, però sì. Non tanto più avanti. Però quindi in futuro non diremo più, ehi Siri, fa sta roba qui, lo penseremo. Avremo delle conversazioni infinite. Tutti zitti a quel punto, sì. Tutti muti. Esatto, cioè, quello, comunque... Ai miei tempi si scrollava su Instagram. Cioè, vedo che si parlava. Tagliare quella roba di parlare succederà. Quindi l'importante è che ti capisce. Poi che a parte che con Neuralink potremmo parlare adesso... Nessuno ci sente. Podcast, no, come no, viene riprodotto sulle, sulle casse. Solamente su Instagram. Tutte le cazzo di lingue del mondo. Ognuno ci sente nella sua lingua. Bellissimo. Tanto siete tutti italiani, no? Non serve. Tu non sei italiano. Ma tu non sei italiano. Non serve piantarsi un cibo del cervello, perfetto. Quindi diciamo AI, ovviamente, realtà aumentata con l'Apple Vision Pro. C'è qualcos'altro? Ci metterei questa, quello che ho appena detto. Questa arriva nei prossimi, nei 10 anni che abbiamo davanti, questa sarà una rivoluzione. Di una portata, adesso non occorre guardare tutti, è successa la roba. Nei prossimi 10 anni sarà una rivoluzione fuori, importantissima per l'uomo. Sì, cambia completamente, sicuramente se dovesse, non sono sicurissimo 10 anni. Anche secondo me è la generazione dopo, cioè io andiamo di 20 anni in 20 anni, supponiamo, ok? Quindi mo, i prossimi 20 saranno questi qua. Cioè, sì, sì, sì. Ma tu hai visto l'intelligenza artificiale quanto ha veloce? Allora è vero, per esempio, no, però effettivamente anche questo è un tema, perché se adesso non è open source, però Sora, la nuova esatto, che genera video, è pazzesco, cioè il video di... Tu dagli 10 anni che ti fa Spielberg? Sicuramente, no. Sì. I miei colleghi mi hanno provato a spiegare come funziona. Come funziona? Sono molto difficile. È molto complesso, molto affascinante, ma c'è proprio un cazzo. Però è anche vero, l'intelligenza artificiale è stata una tecnologia che si è evoluta molto in poco tempo e cerca tanto il realismo, no? In generale. Però era affascinante cioè, il fatto di vedere l'artificio dell'intelligenza artificiale, no? Cioè anche questi video che cambiavano ma non erano perfetti, cioè potrebbe essere interessante, cioè, vedere qual è quello che rimane dietro il mezzo, no? Che invece stiamo cercando di abbandonare un po', perché però l'hai detto tu prima, questa roba qua del realismo serve a farla capire, cioè o meglio a farla, cioè immagino a renderla un po' più mainstream come cosa, ripeto, credo sì che mio padre sappia che esista questa roba. Quindi investitori, OpenAI, soldi. Ci sta. Poi è chiaro che nel nostro caso, magari appunto nell'ambito proprio creativo, è bello stressarla su cose che magari non devono necessariamente essere reali, che magari sono un po' anche un po' bizzarre, o che magari da un punto di vista che tu non saresti mai riuscito a neanche a vedere con i tuoi occhi potenzialmente. Quindi, secondo me è giusto che dal nostro punto di vista, ecco, dicendo poi una cosa tipo noi di questo mondo, la lavoriamo più artisticamente come cosa, anche solo per stimolo personale. Tra l'altro c'è successa una cosa, e l'abbiamo letto un po' in giro sui social, tanti artisti che fanno CGI, la gente gli scrive sotto, vabbè, ma l'hai fatto con l'intelligenza artificiale, senza, capito, come, senza comprendere che c'è poi la lavorazione della modellazione 3D, del texturing, del rendering, tutto il resto. È molto bizzarra questa cosa, ma scritto da persone che poi magari non è che non ci lavorano, però conoscono l'intelligenza artificiale, come dicevi tu, come mezzo per produrre contenuti che non sono reali, ma che sembrano reali. E c'è ovviamente anche questo rischio, e non vorrei entrare nel discorso poi di tutto il resto, però sia per un po' diminuire il lavoro poi di chi produce effettivamente questo tipo di contenuti, e dall'altro punto di vista anche ovviamente di dare facilità di creare contenuti che sembrano molto reali ma che in realtà non lo sono.
questa è la condanna del mondo creativo, però da sempre. Sì, la condanna di tutti i mondi, però io, cioè, tutti, il designer in generale, cioè, tutta questa cosa che la gente deve capire cosa facciamo, quanto pain c'è in quello che facciamo. Cioè, però la verità è che nessuno se ne frega un cazzo, e nemmeno tu te ne frega un cazzo degli altri lavori. Cioè, non penso che tu vedi, cioè, sai la differenza tra un pollo di un euro e un pollo di 8. Non te ne frega un cazzo, dici, ok, 8 euro me lo posso comprare, cioè, non è che sai, cioè, è troppo, ce la smeniamo troppo, cioè, alla fine se ti piace farlo e lo fai, e poi la gente lo capisce e te lo compra, vedi il risultato, lì. Non ti preoccupi, sì. Ma quello è stato copiato, ma tu lo hai fatto i modelli lui o li ha comprati? Cioè, mi capiranno sì, quello sì, che ho pensato, quanto del processo che ho fatto, ma io... Ovviamente cioè, è ironico perché, capito, uno che ha fatto quella cosa lì e si vede scritto sotto, vabbè, ma l'hai fatto con le AI, certo. Dici, cazzo, però l'hai fatto con le AI. Te la scogli. Sì. No, te la devi accollare. A un certo punto te la devi accollare. Grazie, un complimento. Effettivamente sei stato perché così bravo. Quello che è poco chiaro è che la qualità delle AI per una persona, per un umano, è qualità folle. Altissima. Sì. Cioè, un junior è un AI, una differenza gigantesca, un senior non ha una differenza visibile, però senior, cazzo, sono 10 anni di esperienza, tantissima pratica, quindi le AI è forte. Così si vedranno nell'esecuzione, ci risparmieranno. Faremo dai un senior le AI. Sto pensando a un workshop per fare veramente la stessa cosa. Cioè, hai un obiettivo e puoi usare soltanto tipo le AI per vedere chi arriva a cosa. Sono 10 persone, fanno la stessa. Uno spoiler pazzesco, questo lo vamo fare. Vabbè, siamo 4 di noi. non ci sente nessuno. Non ci sente nessuno, 12.000 persone. Vabbè, ora fatelo. Qual è? Bravi. Ma sarebbe bello, cioè lì vedi quando uno è soddisfatto di quello che esce, da qualcosa che tu in 3 secondi continui a cambiare. E poi potenzialmente puoi cambiarlo all'infinito. Quando è che ti fermi e dici ok, è finito? Questo è il risultato a cui volevi arrivare. Il senso estetico, la visione di un individuo. Però quella la coltivi. Certo, la coltivi. Però aiuta anche molto proprio questo, cioè diciamo mettere su... a portare nel mondo in maniera un po' faticosa in certi casi, ma veloce, qualcosa che tu hai in testa, comunque. Ti aiuta molto da questo punto. Sì, ti aiuta. È un po' frustrante, io lo trovo un po' frustrante in alcuni momenti. Però spiegalo questo episodio, perché questo qua è proprio quello... Cioè quello specifico, però questa cosa qua, mi sono dimenticato qualcosa. Ma il caso, diciamo, che ce l'ha in testa. Il caso è che tu magari hai vuoi aggiungere una cosa, no? Dici, ok, c'ho in mente sta roba, vuoi rifare questa cosa. Non hai magari il modo per farlo, perché magari tu non lo sai fare, effettivamente, con i tuoi strumenti che usi quotidianamente. Allora, interroghi le AI. A quel punto però la tua aspettativa è così alta che tu hai in mente quella roba, ma puoi spiegarlo, cioè il lavoraccio lì, e spiegarlo alle AI. Certo. E devo dire che sono state un po' di situazioni in cui mi sono arreso, perché... Possiamo dire che Mitch versus AI ha vinto Mitch. Ah, ok, benissimo, è vero, su una questione specifica. Più volte ha vinto Mitch. Ha vinto Mitch, perché era più facile spiegarlo a Mitch. Che Mitch è la mia AI in questo caso. Mitch sei la mia AI, complimenti, hai vinto. Slash imagine Mitch. Qua dagli uno schiaffo. Slash Mitch, no, ma è chiaramente un complimento. Però in quel caso dici, io ho sta roba qua, so come la voglio, ma poi come gliela spiego a questo? E quindi con Mitch invece, che parla la mia lingua, in qualche modo lui mi capisce. È la mia AI, non è la mia AI, posso ripeterlo perché... Così, interpreti. Ma è una persona di base. No, però nel senso che lui interpreta. L'interpretazione, che questa è una roba molto complessa. Parla per lui, evidentemente. Però questa cosa mi fa venire in mente una buona speculazione. Però cioè, a un certo punto potrebbe esserci anche un AI con cui tu hai lavorato così tanto questo sarebbe un bel punto. Cioè, nel momento in cui l'AI veramente ti conosce, la chiamerò Mitch, veramente ti conosce, riesce a capire a lui queste robe non piacciono, queste altre cose non piacciono, allora lì è diverso, cioè lì inizia veramente un rapporto con... Sì, perché nel momento in cui tu generi e scegli ciò che hai generato e quindi inizi a capire quando usi una certa parola che cosa intendi, quando rispetto ad un'altra persona che usa la stessa, perché effettivamente adesso
cioè, utilizziamo dei servizi che comunque sono generici e quindi dal risultato, cioè se con lo stesso prompt, ora no, non viene la stessa cosa identica, però più o meno il prompt è dettagliato più o esatto, meno arriva esatto, la stessa. Esatto. Questa cosa potrebbe essere molto sotto killer, probabilmente. Certo. Il fatto banalmente di avere veramente un assistente, ma anche un amico, insomma, qui che dice io parlo male, però lui mi capisce, e so che sto dicendo. Sì, perché credo che quello che succede con le persone poi sia quello. Esatto. Il fatto che ci non dico questa cosa perché si prende male. Allegare. Quando s'arrabbia mi fai pronto sbagliati. Esatto, non mi conoscere le immagini. Se la faccio lavorare troppo, poi dopo. Diciamo che in generale il tema, cioè l'intelligenza artificiale ci ha dato a tutti questa potenzialità e non so, credo, mi sembra che il digitale stia comunque, diciamo, la tecnologia è da anni che sta succedendo, ma sta diventando sempre più parte della vita quotidiana delle persone. E non so, noi siamo un po' abituati a pensare forse all'Italia come un paese che non è molto esperto di tecnologia. Siamo magari anche nel design forse sempre più visti come quelli che fanno, non so, Made in Italy, il prodotto, la moda e tutto il resto. Anche se allo stesso tempo vediamo che c'è un buon fervore, diciamo, di produzione, di diversità, di esperienze nel mondo digitale. Che opinione avete rispetto a questa cosa? Cioè, è abbastanza ampio, come ve lo lascio anche interpretare un po' come volete, se voi. Però che è molto bello. L'altra volta mi è capitato proprio di conoscere un ragazzo che faceva lo incontro a Bologna e praticamente faceva esperienze in realtà aumentata per libri per bambini. Mm-hmm. Quindi libri per bambini, le apriva e c'avevi queste esperienze in AR. Ho detto, ma dove stai? A Matera. E non me l'aspettavo onestamente, però è una cosa bellissima, cioè è fighissimo che sta roba che appunto uno dice si va a Milano, Firenze, Roma, nemmeno. Prossima capitale del design è Matera. No, però capì, cioè, la barriera all'ingresso adesso è così piccola, certo. È così bassa, che quelli là magari avranno avuto 20.000 euro di finanziamenti e si sono comprati i dispositivi e usano la testa, cioè poi ce l'hanno la Matera e ce l'hanno, cioè, oddio, 10.000 euro di danni. E niente, quindi è bello, cioè è una cosa solo positiva. No, io lo so, tanto una cosa su questa cosa, io ho sempre odiato questa cosa del in Italia, no? In Italia siamo, tutto come c'è, sono proprio cose che lasciano il tempo che trovano continuamente, e anche perché sono dette con una superficialità talmente grande che proprio non dovrebbero neanche essere ascoltate. Cioè, ma su ogni punto di vista, ok? Perché alla fine, posso dirti la verità, nel senso, se lo paragoni a tutto il mondo, direi che non abbiamo proprio niente da abbiamo portato la pasta nello spazio, tipo quelle cose la pasta nello spazio. Poi dopo hai detto cose come la moda, le automobili, il cibo, che vuoi di più? Cioè, comunque, cioè, praticamente un po' tutto, cioè, se c'è progettazione in quello, cioè, è un attimo che poi il digitale segue. Certo. Cioè, sono un fatto di strumenti, ma la gente è quella. Questo. E io non ho altro da aggiungere se non il fatto che ho visto poco tempo fa un'intervista interessante di Sam Altman, il CEO, il fondatore di OpenAI e di ChatGPT, che diceva che nei prossimi 5 anni vedremo le prime 1 billion company da 20 persone. 20 persone vuol dire 20 persone fisiche, di conseguenza molte attività, la maggior parte delle attività sono gestite da AI, quindi questo ci permetterà di abbassare ulteriormente la barriera all'ingresso e di avere magari attività oppure le nostre idee realizzate grazie a supporto di intelligenze artificiali che possono aiutarci. Ci facilita. Da pescasseroli. Sì, esatto. Perfetto. Per dire. Cioè, esatto. Ti basta una connessione. Sì, 5G.
5G. Vabbè, dove è finito il 5G? Dove è finito dove è finito il 5G? Quel medico sta operando ancora. Io a casa mi arrivo a 10 megabit al secondo ancora. Bravo. Sono in una via un po' scorta. Vorrei giusto specificare la reference di Nanni, che è lo spot di Tim di 4 anni fa, 3 anni fa, sì, dove c'era questo medico che era al matrimonio della figlia, se non sbaglio, su un come si chiamano? Una montagna. Uno scoglio, mezzo al mare. Come si chiamano quelli di Capri? Una chiesa in un faraglio. Pazzesco, non mi viene in mente. Beh, lui viene chiamato fuori, esce fuori al mare, faraglione, nel nulla, e prende il telefono e opera un cristiano da questo paradigma. Grazie al 5G. Grazie al 5G. La reperibilità anche sui paraglioni. Roba che io oggi, una cazzo di gol con Webex, ancora non la riuscivo a fare. E tipo girava 2 ore. Mi senti? Vedete la slide? Vedi? Esatto, si vede. Siamo ancora a casa, si vede. Esatto, ci sta, è bellissimo. Non lo trovo giusto. Va bene, io ho un'ultima domanda da farvi in realtà, okay. Poi siamo in chiusura e potremmo ascoltare un po' di musica e bere qualche birretta tutti insieme, birra ibrida, sì, ovviamente. Sono 5, mi sembra. Andiamo fuori a cena stasera. Adesso sì, cosa che fa, risolta la sera. Se avete qualche novità o qualche cosa su Caffè Design, qualche piccolo cosa uscirà spoiler. No, usciranno un po' di prodotti, un po' di roba, un po' di attività. Che è la cosa ibrida. Ecco, ma quella cosa ibrida. Che è quella cosa. Poi dopo c'è la Design Week. E quindi, sì. Già tra un po'. Quindi. Tra troppo poco, in verità. Molto poco. Sì. Quindi usciranno cose. Ottimo, quindi. Usciranno cose, nel senso proprio cose. Cose. Fisicamente cose. Cose. Quindi direi appunto di tenerci connessi con questo 5G e di vedere cosa con queste cose che usciranno. Ringrazio tutti, ringrazio super bello il nostro partner tecnico e la serata il 5G e la serata in collaborazione con Birra Ibrida, e vi ringrazio per aver risposto grazie alle domande. Grazie a voi davvero. Grazie davvero. Qualche domanda dal pubblico, qualcosa che volete chiedere? Cosa che avete pensato mentre dicevamo tutte queste stronzate? No. Bene. Ah, no, allora beviamo. Vi importunate dopo mentre bevo le birre. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie.